Non puoi mai e poi mai prevedere il rimbalzo di un ovale. Devi sempre essere pronto al peggio, soprattutto se sei nella tua area di meta. Parole e musica di Jonathan Sexton e George Ford. Millennium Cup 2020, Inghilterra e Irlanda si affrontano a Twickenham, Southwest London, per la terza giornata del Guinness Six Nations. I padroni di casa dell'Inghilterra arrivano da una sconfitta 24-17 nella gara inaugurale allo Stade de France di Parigi e da una vittoria 13-6 sulla Scozia al Murrayfield Stadium di Edimburgo, mentre l'Irlanda arriva da due vittorie casalinghe alla Viva Stadium di Dublino. All'ottavo del primo tempo l'Inghilterra si presenta bellicosa nella metà campo irlandese, prova a sfondare nel mezzo con Courtney Lowes. Dopo lo scramble la palla viene messa a disposizione di Ben Youngs, calcia verso l'area di meta, Jonathan Sexton la prende ma pasticcia, perde la palla e George Ford la prende e segna. Che errore per Sexton, ma bravissimo Ford a crederci fino in fondo. Rivediamo il calcio verso l'area di meta di Ben Youngs con Jonathan Sexton che, tradito dall'ultimo rimbalzo dell'ovale, perde il controllo della palla e finisce nelle mani di Ford che schiaccia in meta. Ancora l'Irlanda in fase difensiva dentro i propri 22, calcio di Conor Murray ben arpinato sulla sinistra da Johnny May. L'ala dei Leicester Tigers si apre verso il centro cercando di ribaltare il lato d'attacco. Praticamente sulla linea di centrocampo la palla arriva a Jonathan Joseph che rompe un paio di placcaggi e si invola verso i 22 metri avversari, poi viene placcato. Rivediamo le finte e i repentini cambi di direzione del centro dei Beth Somerset che guadagna parecchi metri e viene placcato quasi al limite dei 22 irlandesi, placcato da Josh Van der Fleer. Inghilterra ancora a ridosso della linea di meta sul lato sinistro, ma l'Irlanda resiste bene. Ottimo lavoro di Van der Fleer e di Sexton in difesa. L'Inghilterra non riesce ad avanzare, perde qualche metro. Prova ad aprirsi verso il centro con l'apertura ancora di Ben Youngs per George Ford che calcia in zona di meta. Elliot Daly scatta dietro Jacob Stockdale, non si accorge di Daly dietro di lui, perde tempo e Daly riesce a schiacciare in meta. Rivediamo il replay del calcio di Ford. Che leggerezza di Stockdale che crede di controllare l'ovale verso il fondo, ma non si vede di Daly che arriva di gran carriera e schiaccia in meta. Il primo tempo si conclude sul 17-0 per gli inglesi dopo un calcio trasformato dal capitano Owen Farrell. Inghilterra che ha approfittato al massimo degli errori irlandesi in zona di meta. Vediamo che nella rack ci sono scintille tra CJ Stender e Owen Farrell che si aggrappa alla gamba destra di Stender e non lo molla. Leave it. Stender non è molto contento ovviamente, ci sono un altro paio di screzzi di poco conto in mezzo al campo dopo che l'arbitro ha fischiato, ma tutto comunque rimane tranquillo, anzi ci sono anche un paio di sorrisi tra avversari. Si ricomincia con una mischia in favore dell'Irlanda, entrambi gli schieramenti reggono molto bene. La palla è dentro, Conor Murray dopo averla messa in mezzo ne attende l'uscita. CJ Stender per Murray che prova a sfondare, bloccato sempre nei 5 metri. Arriva Peter O'Mahony che guadagna qualche metro e arriva a meno di un metro dalla meta. Ancora Murray, ancora per Stender, ancora bloccato. Murray guarda come sono posizionati sulla sua destra, apre per Robbie Henshaw che trova il buco e si infila dentro, andando finalmente a scacciare in meta i primi punti Irish della gara. Vediamo il batto trovato nella linea inglese da parte del 26enne centro del Leinster che mette a segno la meta per i verdi d'Irlanda. 62esimo, touche in zona d'attacco per l'Inghilterra a ridosso dei 5 metri. Nuovo entrato Luke Cowan-Dickie si prende carico della rimessa, si forma immediatamente la mischia, l'Inghilterra con una potenza inaudita guadagna terreno, letteralmente travolge la linea irlandese che si catapulta in meta ed è proprio il nuovo entrato Cowan-Dickie a schiacciare la palla oltre la linea di meta. Grandissima azione fisica e di potenza da parte degli uomini di Eddie Jones. Veramente travolgenti nei 5 metri, l'Inghilterra che mette una seria ipoteca sulla vittoria. L'Irlanda comunque non ci sta e prova il tutto per tutto per raddrizzare questa partita. Touche a centrocampo, i giocatori di Andy Farrell provano a ribaltare il campo. Sexton per Bundy Heikki,
per Robbie Henshaw sulla sinistra. Henshaw resiste un paio di placcaggi, poi viene fermato. Johnny Cooney non si avvede di Johnny May dietro di lui che gli ruba il pallone. May si invola in solitaria sulla destra, calcio verso l'area di meta, ma viene buttato giù da un intervento un po' scomposto dello stesso Henshaw, che va a colpire May con tutto il corpo un po' in ritardo. L'arbitro però non chiama nessuna penalità, anche se il pubblico di Twickenham rumoreggia. Ancora una volta comunque un grave errore da parte dell'Irlanda. Il tempo è scaduto, è l'82esimo, ma l'Irlanda è abbondantemente dentro i 5 metri inglesi, determinata a mettere a segno un'altra meta per concludere a testa alta questo incontro e soprattutto per evitare di concedere agli inglesi il punto di bonus, anche e soprattutto in vista della corsa al titolo. La linea inglese comunque resiste molto bene, l'Irlanda ci prova in tutti i modi. Vediamo il nuovo entrato Andrew Porter che spinge con tutta la propria forza e va a segnare la meta per l'Irlanda. Un'altra segnatura per la squadra di coach Andy Farrell, finalmente a tempo scaduto. Rivediamo la meta di Porter che sbatte violentemente la testa a terra, ma scivolando sull'erba riesce a portare l'ovale oltre la linea. Dopo la meta arriva anche la trasformazione di John Cooney che fissa il risultato sul 24-12 finale. Una vittoria convincente per l'Inghilterra che vince la seconda partita consecutiva in The Championship, rimettendosi così in corsa per il titolo. Per l'Irlanda sfumano i sogni di grande slam, pur rimanendo comunque in piena bagarre per la vittoria finale. Risultato finale a Twickenham, 24-12 per l'Inghilterra sull'Irlanda.